dove il nostro paese è nato e dove insieme sono nate grandi movimenti e grandi iniziative che l'hanno animato, l'industria pesante, il movimento operaio, il cristianesimo sociale, perfino fatti della critica e del costume di massa, il calcio, la televisione. Tutto è cominciato qui da Torino, il 68 e tante altre novità del passato. Quando l'Italia cambia, guarda a Torino. Adesso due gentiluomini della politica, Diego Novelli, per 10 anni già sindaco di questa città, e Valentino Castellani, si contendono l'onore di servirla come sindaco. Il nostro titolo dice oggi: Torino declina, sindaco perché? Proprio perché Torino è incerta tra il destino di tante capitali dell'auto in declino, a cominciare da Detroit, e invece il desiderio di essere una grande città europea e di tornare in quell'Europa dalla quale le sue radici storiche la portano. La nostra platea questa sera è stata scelta proprio per rappresentare questa grande città di Torino, per quello che è possibile nei posti di un teatro, gli umori, le tensioni, i desideri. E quindi daremo subito la parola alla platea che interrogerà i candidati, come è giusto in questo faccia a faccia delle nuove regole elettorali. Prima però consentitemi di presentarvi i due candidati, cominciando proprio da quello che per adesso è l'inseguitore, il professor Castellani. Professore Castellani, grazie per essere venuto con noi questa sera. Grazie. La sua scheda dice 53 anni, docente di comunicazioni elettriche al Politecnico, sposato, 3 figli, ha ottenuto il 20,3% di voti in grazie a una coalizione con Alleanza per Torino, Partito Democratico della Sinistra, Verdi. Professore, che cosa vuol dire comunicazioni elettriche? Non si riferisce a questo tipo di dibattiti che facciamo noi? No, vuol dire quello che il Ponte Radio, per esempio, che adesso ci collega con gli studi della RAI, ecco, sono le cose che io insegno agli studenti del Politecnico. Quindi fatti importanti per lo sviluppo di una città come Torino. Sì. La struttura fisica della comunicazione, non la semantica, non l'aspetto sociale. Fermiamoci lì, professore, perché è complicato. Lei ha studiato all'MIT, è un ingegnere. Questo tipo di esperienza, il Massachusetts Institute of Technology, questo tipo di esperienza di cultura internazionale, a che cosa le può servire per guidare, per amministrare una città come Torino, una metropoli a rischio in tanti sensi? Ma mi ha dato, credo, è stata un'esperienza di vita molto importante, mi ha dato fin da giovane un respiro internazionale. È un'esperienza anche internazionale. Credo che questo sia oggi anche uno dei grossi problemi di Torino, quello di collocarsi al centro del processo dell'Europa. Castellani, lei ha detto: se eletto metterò attorno a un tavolo la Fiat, il sindacato e gli imprenditori. Perché mai dovrebbero venire attorno a un tavolo invitati dal sindaco di Torino? Ma perché io credo che Torino abbia bisogno di una rappresentanza autorevole. Questa rappresentanza autorevole è sicuramente oggi costituita dal sindaco, che è eletto direttamente dai cittadini, e la frase che lei ha riportato si riferisce al futuro di questa città. Io credo che sia importante che questa città sappia qual è il proprio destino, quindi è giusto interrogare anche il soggetto economico più importante della città, che è la Fiat. Il filosofo Gianni Vattimo ha sostenuto: dalla candidatura di Castellani potrebbe nascere l'embrione di un nuovo polo riformista da Torino in Italia, sarebbe un nuovo caso di fenomeni nati a Torino e rimbalzati in Italia. Non è una responsabilità eccessiva per un ingegnere? Ma io sono un ingegnere un po' atipico, nel senso che mi sono sempre occupato di tante cose, oltre che del mio mestiere, ma credo che sia una grande scommessa questo impegno civile che non solo io, ma molte persone che non sono professionisti della politica si sono presi in questo momento di cambiamento. E da questo punto di vista io credo che Torino possa un po' rappresentare una metafora del cambiamento anche nel nostro paese. Credo che il cambiamento cominci dalla buona amministrazione delle grandi città. Mi dica una cosa che le piace di Diego Novelli, candidato a sindaco a Torino. Ma l'ho già detto in un'altra trasmissione, quindi non faccio ne dica un'altra allora. No, ma credo che la cosa che mi piace di più di Novelli è la sua capacità di stare in mezzo alla gente. Grazie. Diego Novelli, ho detto che erano dei gentleman della politica. Diego Novelli, 62 anni, giornalista, deputato della Rete, sindaco ai tempi della Giunta Rossa dal 1975 al 1985, da 33 anni consigliere comunale. Ha ottenuto il 36,1% guidando una coalizione con Alleanza Verde, Pensionati, La Rete e Rifondazione. Grazie per essere venuto qui malgrado i suoi impegni numerosi in questi giorni. Novelli, qual è il ricordo più bello dei 10 anni in cui lei ha già guidato Torino?
Ma sono tanti i ricordi belli e anche i ricordi amari, perché sono stati 10 anni difficili, sono stati 10 anni del terrorismo, 10 anni dell'inizio della crisi, anche se aveva un carattere diverso, era una crisi determinata dalla necessità della ristrutturazione degli apparati produttivi. Avevo ricevuto allora una pesante eredità, nelle scuole di Torino c'erano i doppi, i tripli turni, avevamo dei problemi proprio così, nei quartieri popolari, di garantire i servizi essenziali. La città si era sviluppata in modo disordinato, caotico, erano sorti soprattutto alla periferia di Torino quelle che chiamano le Coree, ecco, che poi non lo sono per fortuna, ma addirittura mancavano le infrastrutture primarie, dalle fognature. Di tutto questo, di crisi e difficoltà, qual è un ricordo che le rimane in mente personale? Le persone che ho conosciuto, la solidarietà che si è allora raggiunto tra gli organi dello Stato, le persone, dal Cardinale Pellegrino alle varie forze politiche anche, che in quel momento hanno saputo stringersi attorno alle istituzioni, attorno al Comune, alla Regione Piemonte, al Presidente, purtroppo scomparso, Aldo Viglione della Regione Piemonte. Ci sono stati anche momenti drammatici e chiunque ha vissuto a Torino in quegli anni le dà atto di aver saputo rappresentare la città negli anni del terrorismo. Ricordavo una volta in un'intervista la vicenda del giovane Roberto Crescenzio, che lei ha visitato prima che morisse, bruciato certo, vivo durante un attentato. Che Torino era quella, Novelli? Beh, era la Torino della paura, era la Torino che alla sera, al calar delle tenebre, non ci si arrischiava a uscire di casa. Eppure in quegli anni le istituzioni, non Diego Novelli e non la Giunta Rossa, ma le istituzioni democratiche hanno saputo reagire. Allora si sono inventate le cose più fantasiose, dai Punti Verdi a Torino Enciclopedia, che erano manifestazioni serali che tendevano, prima ancora di offrire un prodotto di qualità, era un'occasione per incontrare gente, per stare assieme, per vincere appunto la paura. Ha citato un proverbio che le ha insegnato suo padre, ubriaco ma dignitoso. Che cosa vuol dire ubriaco ma dignitoso? Beh, è un... Io non provo neanche a dire piemontese, perché non vorrei essere... È un proverbio in piemontese, ma in questi giorni mi hanno già fatto la caricatura, non è il caso di esagerare. La stampa mi ha già descritto come una specie di scemo del villaggio. Non credo che non sia proprio il caso di lei esagerare. Lei non è scemo e Torino non è un villaggio. Comunque, quindi... mio padre diceva in piemontese ciugma dignitus, che vuol dire che una sera puoi anche bere un bicchiere di vino di troppo, ma non devi mai perdere l'aplomb, mai perdere il senso della dignità, il senso... Del rispetto degli altri e della tua persona. In un'intervista al Manifesto ha dichiarato: non è obbligatorio fare il sindaco, non è il mio grande sogno, eppure eccola qui. Cosa la spinge a continuare dopo 33 anni in consiglio? Ma veda, io veramente avevo tolto dal mio futuro l'idea di tornare a fare il sindaco, anche perché nessuno prevedeva che a Torino si sarebbe arrivati ad elezioni anticipate. Questo viene dimenticato anche da voi giornalisti, da noi giornalisti. Noi giornalisti abbiamo memoria cortissima. Appunto. Novelli. Qui si va a votare una nuova amministrazione, perché è stato sciolto il Consiglio Comunale dopo 30 mesi di crisi del Consiglio Comunale, dopo 4 sindaci, 8 giunte e un disavanzo per il bilancio del 1992 consolidato di 150 miliardi di lire. Di questo nessuno ne parla. Siamo quindi qui per questo. Si è sciolto il Consiglio Comunale, per la prima volta Torino ha conosciuto la gestione commissariale, commissario prefettizio, e io ho tentato con gli amici anche della sinistra, del PDS, di dare vita ad uno schieramento unitario che comprendesse tutta la sinistra torinese. Questa condizione, per ragioni che adesso sarebbe lungo andare a rimbangare, poi ormai semmai ne parleremo dopo il 20 giugno, comunque vadano le cose, perché a me interessa a Torino ricreare un polo progressista. E quindi non ci sono state queste condizioni, e allora a un certo punto mi sono trovato in pista ed eccomi qua. Novelli, sulla rivista Micromega ha scritto: Torino teme il declino come una maledizione biblica e inevitabile. Una frase pesante. Cosa farà per evitare questo declino? Basta reagire, perché c'è molta, diciamo, letteratura di quarto ordine attorno al declino di Torino. Torino sta vivendo una crisi come vivono altre realtà europee e mondiali, con dei limiti ma delle grandi risorse. Questa è una città. Non sono un ingegnere, sono un giornalista, mi sono sempre perfetto, sì. Appunto, non sono mai
non sono mai, mi sono sempre occupato di problemi delle città, ho fatto l'inviato nazionale anche all'estero, conosco più o meno la realtà delle più grandi città del mondo, dove sono stato a conoscerle, a studiarle, come inviato, come giornalista, come cronista, non come, come urbanista. E credo che Torino abbia delle grandi risorse, Torino ha un patrimonio in una rete di piccole e medie aziende, di tecnologia avanzata, di robotica, di macchine utensili speciali, di informatica. Io credo che questa sia la ricchezza. Mi dico una cosa che apprezza il professor Castellani. Ma la sua onestà, gliel'ho già detto, in un'altra occasione, non ho motivo di cambiare idea, ecco. Grazie. Il terzo candidato in questa corsa che ha portato i due finalisti questa sera è il leghista Domenico Comino della Lega Nord. Contesta, grazie, i risultati e ha presentato un ricorso al TAR che sarà esaminato proprio a partire da domani. Vedremo che cosa uscirà da questo ricorso presentato dalla Lega Nord sul risultato del primo round a Torino. E adesso la parola è a voi, avete i due candidati qui a sindaco e quindi potete adesso alzare la mano e tempestarli di domande. Vediamo, ecco qui abbiamo già una prima domanda. Lei signor? Io mi chiamo Deiana e sono un impiegato di un istituto di credito torinese. Domande brevi, così volevo possono chiedere, rispondere. Volevo chiedere all'ingegner Castellani, eventualmente sarà eletto sindaco di Torino, prevede il piano regolatore, quali saranno i tempi tecnici per far decollare il piano regolatore? Grazie. Una domanda semplice, questa già non le basta, già sulla domanda sul piano regolatore ci vogliono anni per rispondere. No, e se ci saranno modifiche sostanziali? Grazie. Professore, cominciamo con una domanda da... Guardi, nel volantino che stiamo distribuendo in questi giorni di descrizione delle cose da fare subito, io ho scritto che presenteremo, naturalmente se sarò sindaco, presenteremo entro la fine del mese di luglio il documento del piano regolatore al Consiglio Comunale, perché come lei sa... Il piano regolatore deve essere approvato dal Consiglio Comunale. Ci saranno una serie di modifiche che sono quelle compatibili con l'approvazione immediata del piano regolatore stesso, sostanzialmente su tre terreni. Uno, un decongestionamento della cubatura sulla spina, quello che si chiama in gergo la spina 2, l'ambito 2 della spina. Questo anche, non chiamiamolo in gergo, professor Castellani, la parte, spina di pesce. Per intenderci, quello che sta dietro il Politecnico dove ci sono le officine ferroviarie, va bene? E poi una riduzione della cubatura sulla collina. E una maggiore, cioè meno case in collina. E una maggiore valorizzazione delle periferie. Questi sono i tre punti sui quali noi ci siamo impegnati ad apportare delle modifiche. Novelli, lei è d'accordo? Il tutto per approvare il piano regolatore, naturalmente da parte del Consiglio, entro la fine del 93. È d'accordo? Ma noi, io mi sono battuto perché il piano regolatore non venisse approvato a scatola chiusa e firmato dal commissario prefettizio, come qualcuno pretendeva di fare qualche settimana fa. Questa prima battaglia l'abbiamo vinta. A questo piano regolatore sono stati presentati 1300 osservazioni. Noi pensiamo che vadano valutate con grande speditezza. I tempi, grosso modo, penso che possono essere 6 mesi, avere il piano regolatore approvato entro la fine dell'anno. Più casse in collina o meno casse in collina? No, decisamente meno. C'è anche un problema di sistemazione idrogeologica della collina. Quindi ecco perché il piano regolatore va modificato e le posizioni... del piano regolatore approvato così anche sotto pressione dei giornali cittadini, la stampa titolava 10.000 miliardi si perdono di investimenti, allora il piano regolatore subito, questa città ha già conosciuto un altro piano regolatore violato ben 5.000 volte, con 5.000 licenze rilasciate in contrasto col piano regolatore nel 1959, quindi grazie. Sarebbe stato un gravissimo disastro. Un'altra domanda, la signora? Io sono a Valenzano del Consiglio d'Azienda della Giulia Einaudi Editore. Dal primo luglio, della casa editrice, sì. Dal primo luglio verranno trasferiti nuovamente a Milano dei settori, l'ufficio commerciale, l'amministrazione e altri settori. Noi vogliamo chiedere ai due candidati sindaco, la domanda la pongo a tutte e due, che cosa intendono fare da subito per fare in modo che questa casa editrice così importante per Torino e per tutta la cultura italiana comunque si faccia, perché rimanga qui. Insomma, voi, di chi è la proprietà dell'Einaudi? La proprietà dell'Einaudi è il 30% di Guido Cornero, il 70% della Elemond, che è composta il 49% dalla Mondadori e il 51% dell'Eletta.
Allora, noi Mondadori vogliamo... vuol dire Berlusconi. Mondadori vuol dire Berlusconi. Tanto per essere espliciti. Sì, esatto. Tanto per essere espliciti, Mondadori vuol dire Berlusconi. Allora, voi che cosa intendete fare? Come potete aiutarci da subito? Perché voi capite che il primo luglio è dopodomani. Per Grazie. Fare in modo Facciamo di... Facciamo risposta. La preoccupazione certo. della signora è che il glorioso struzzo dell'Einaudi lasci Torino. E sarebbe una perdita per la città. La signora sa che io ho già presentato, ho avuto un incontro con il comitato d'azienda e l'altro ieri con alcuni colleghi parlamentari, la collega Sestero, il collega di Rifondazione Comunista, il collega Ratto del Partito Repubblicano e il collega Rocco Larizza del PDS, abbiamo presentato un'interrogazione urgente al ministro, anche perché c'è un accordo quando l'Einaudi ha usufruito della legge Prodi, aveva firmato un protocollo d'intesa che la vincolava ad una presenza a Torino. Ora questo protocollo non può essere stracciato, ecco perché ho presentato un'interrogazione, domattina tra l'altro io sono a Roma per intervenire nel dibattito sulla legge elettorale e mi farò premura di sentire dal Ministero, perché abbiamo chiesto una risposta scritta, quindi non è che impegni troppo il Ministero. Ecco. La signora sa che anch'io ho ricevuto il consiglio d'azienda, ho detto tutto il mio interessamento, io naturalmente non posso fare le interrogazioni parlamentari, però ho preso l'impegno che se sarò sindaco il 21 di giugno mi attiverò. Grazie. La signora? Silvana Mulleri di Mirafiori Sud, coordinamento femminile. Volevo fare una domanda al professor Castellani. Professor Castellani, lei fino a ieri era un perfetto sconosciuto, l'abbiamo Questo visto solo... non è una colpa, signora, anche No, no, so. Anzi... Però lui ci chiede il voto per governare la nostra città, dopo tutto. Allora chi è Castellani? Cosa ha fatto per la nostra città fino a ieri? E non è meglio che incomincia dalla gavetta come tutti quanti? A farsi un po' le ossa? Magari facendo consigliere in circoscrizione? Grazie. Signora... Professore, questa è una domanda... Signora... Professore, questa è una vera comunicazione elettrica. Io sono uno di quei cittadini che in questa città ha cominciato dalla gavetta e ha lavorato per 35-30 anni in questa città ormai, portando avanti il suo impegno laddove stava lavorando. Io, lei, è naturale che lei non mi conosca, ma io sono una delle persone che dall'interno del Politecnico ha costruito, si è dato da fare, ha lavorato moltissimo per mettere in piedi questa istituzione che credo che sia un vanto di questa città. Quindi io sono una persona che proviene da quel mondo. Non sono un professionista della politica, ho scelto l'impegno civile in questo momento e quindi ho scelto di dedicare, se sarà così, 4 anni della mia vita, se i cittadini mi voteranno per fare il sindaco, se non vincerò per fare il sindaco, farò 4 anni della mia vita al consigliere comunale. Non credo che questa sia una colpa, no? Credo che sia molto importante... se me lo consente, una delle grandi novità secondo me di questa campagna elettorale, proprio innescata da persone come me che hanno scelto di dedicarsi ad amministrare la città, ci sono moltissime persone, soprattutto giovani, che io vedo per la prima volta sulla scena e questo mi pare che sia un grande elemento di speranza per Torino. Grazie. Perdiamo tempo con gli applausi. Il signor? Sono... Allora, al dottor Castellani, sono Fasano, lavoro in un indotto di trasporti a Mirafiori. È un po' di tempo a questa parte che viene avanti l'ipotesi che Mirafiori può essere smantellato. Ora io chiedo, con questo grave problema occupazionale in Torino, se ciò dovesse essere presentato dalla Fiat come programma futuro, ma un futuro prossimo, ecco, lei cosa farebbe in questo caso, visto che con l'occupazione già siamo abbastanza in degrado qui a Torino? Grazie. Ma dunque la prospettiva di uno smantellamento, come lei lo chiama, di Mirafiori, io essendo un cittadino come lei, a oggi ho le notizie che leggiamo sui giornali. Lei come sa, come ben sa, Torino e quindi anche la Fiat vive la crisi di tutte le industrie dell'automobile, sia in Europa che in tutte le altre parti del mondo. Quindi è pensabile che nel futuro di Torino, da qui in avanti, diciamo a 10 anni a oggi, ci sia un po' meno Fiat. Questo è pensabile.
Io mi auguro che la transizione, cioè il passaggio dalla situazione di oggi alla situazione di quando ci sarà meno Fiat, sia una transizione governabile. Per questo all'inizio di trasmissione dicevo che la città e quindi il sindaco devono sedersi attorno a un tavolo insieme alla Fiat per capire quali sono i processi che governeranno questa transizione. Il problema dell'occupazione comunque non è un problema che riguarda la città e riguarda quello che io in campagna elettorale sono venuto dicendo più volte, che è il problema di portare Torino nell'Europa. Bisogna che Torino definisca, progetti un suo futuro diverso da quello che ha avuto fino adesso. Posso fare la stessa domanda a Novelli? Novelli, ci sarà meno Fiat nel futuro di Torino? È scontato? È un'ipotesi? Ma sono almeno 20 anni che si va dicendo che è necessario che ci sia meno Fiat per Torino. Nel 1970, da parte della stessa Fiat, c'era stato un gruppo che erano stati definiti i kennediani o le teste d'uovo, che avevano posto il problema non dell'abbandono dell'automobile, ma usando tutte le tecnologie, ad esempio tutta la componentistica usata per l'automobile, per portarla in altri tipi di produzioni. E che poi ci sono stati 10 anni di follia anche a Torino, di ubriacatura, di trussardi o di panseca, o se vuole del craxismo, ecco, della falsa modernità, quando ormai in questa città si predicava dal mattino alla sera terziario, terziario superiore, quaternario, che ormai l'industria era liquidata. Queste scemenze qui dette per 10 anni hanno impedito l'avvio di un processo serio di diversificazione industriale. Però certo, non può essere l'automobile in eterno, ma ci può essere una diversificazione industriale che sviluppi anche il terziario superiore, il quaternario. Io credo che questo sia la fortuna di Torino. Ecco perché non è una città in declino. Torino non è Detroit. Ecco, non c'è soltanto la realtà che io conosco abbastanza bene di Detroit. Però nei 10 anni precedenti a quelli che lei ha indicato, Novelli, c'era stata un'ubriacatura ideologica di tipo opposto. La fabbrica veniva contestata non per il terziario, ma perché andava smantellata, lasciando spazio forse a un rifiuto del lavoro, eccetera. Forse c'è una connessione. Quelle erano tesi molto marginali, se Dio vuole, anche nel movimento operaio. Erano tesi portate avanti da gruppi ristretti di giovani che pensavano alla rivoluzione, ecco, e basta. Ma la rivoluzione posso come solo fare una un'aggiunta brevissima su questo punto. Così diamo la parola alla nostra platea. Secondo me il problema di Torino è quello di attirare nuovi investimenti. Il problema di Torino è di essere una città autorevole, ben rappresentata, capace di attirare nuovi investimenti. Adesso torniamo. Il signor? Io sono Carlo Capellaro, sono segretario dell'Associazione Nazionale Quadri Industria, un'associazione alla quale aderiscono i quadri della Fiat, della Olivetti, della SKF, delle Cartiere Burgo, tanto così per citarne qualcuna. Ecco, io rivolgo la domanda ai due candidati, ma anche e soprattutto al sindaco Novelli. Cioè, è come la croce, ecco, da cavaliere, ormai sa. Ecco, la domanda che voglio fare è questa. In funzione del fatto che esiste una crisi congiunturale, strutturale, che investe tutto il mondo occidentale, Torino è stata particolarmente colpita. Abbiamo perso decine di migliaia di posti di lavoro a tutti i livelli. Ora, noi ci troviamo in una posizione strategica così vicina alla zona della Rhône-des-Alpes che loro sanno benissimo quante aziende hanno oltrepassato il confine, sono andate ad impiantarsi in Francia, portando via capitali, know-how e posti di lavoro. Allora io chiedo, concretamente, che cosa siamo disposti a fare? Che cosa faremo per queste aziende, per la nostra città e per il lavoro italiano? Grazie. Prima che rispondiate, ci sono molte aziende a Torino e nel Piemonte che lasciano l'Italia e si trasferiscono oltre confine, approfittando e prendendo in nome giustamente del mercato vantaggio di vantaggi fiscali, vantaggi occupazionali. E questo è un tormentone che chi vive e lavora a Torino sente sempre, della fuga delle aziende. A questo si riferiva il signore che ha parlato. Novelli, poi Castellani. Ma noi nel nostro programma prevediamo, addirittura nell'organigramma della Giunta, prevediamo un assessorato all'economia e allo sviluppo, e a latere della Giunta abbiamo proposto la costituzione di un comitato che abbiamo chiamato per comodità scaramantica Sommelier 2. Sommelier è un ingegnere che nel secolo scorso ebbe l'incarico dall'amministrazione comunale di predisporre un piano
per portare le industrie in sostituzione del ruolo della capitale. E allora noi pensiamo che Torino abbia delle grosse possibilità da questo punto di vista, sia per quanto riguarda la disponibilità di aree. Tenga conto che Torino ha 6 milioni di metri quadrati tra pubblico e privato che debbono essere, come si dice, riciclati, recuperati. Ci possono essere degli incentivi. Qui c'è la possibilità di avere una manodopera specializzata. Ci possono essere altre iniziative che inducono gli imprenditori italiani e stranieri ad investire in questa realtà che qualcuno aveva chiamato qualche anno fa la Silicon Valley dell'Europa, perché qui c'era la più alta concentrazione di tecnologia. Quindi vedo questa prospettiva. Il problema che pone il signore è un problema reale. Si tratta di dare una risposta concreta, ecco. Ma io ho battuto a lungo, credo che il problema posto dal signore che ha fatto questa domanda è un po' il nocciolo del mio programma per governare questa città, perché il problema vero di Torino è quello di far ripartire lo sviluppo della città. Io non credo che lo sviluppo della città riparta con i comitati di cui dice Diego Novelli, perché ho l'impressione che ci sia bisogno di cose molto più concrete. Io le cito tre cose che ritengo importanti. Io conosco bene la situazione della Rhône-Alpes perché dal Politecnico abbiamo rapporti costanti con Grenoble, con l'INPG, il Politecnico di Grenoble, con cui rilasciamo una laurea congiunta. Che cosa succede a Grenoble? A Grenoble, dove anche i nostri imprenditori vanno ad investire, succede che praticamente dalle 6 alle 8 settimane qualunque imprenditore che voglia aprire un'azienda a Grenoble sa quale sarà la localizzazione della sua azienda, sa quali saranno i costi e poi c'è un'agenzia comunale che svolge tutte le pratiche per l'insediamento di quell'impresa. Questo sarebbe possibile a Torino? Ma questo è possibile se ci sarà un piano regolatore generale fatto subito che stabilisca quali sono gli elementi e i punti per governare il territorio. Sulla questione della formazione professionale, io credo che sia necessario un grosso accordo di programma con tutti gli enti che sono interessati alla formazione professionale, perché a Torino, forse non molti lo sanno, il 67% dei giovani in età dai 18 ai 24 anni hanno soltanto la terza media. E quindi questa qualificazione professionale, questa forza lavoro che non c'è nell'area torinese è una delle grandi carenze. Il terzo strumento importante è quello di portare Torino nell'Europa, quindi bisogna che la città abbia una tale autorevolezza di rappresentanza da essere soggetto credibile in sede europea, cosa che oggi non è. Un nuovo signore, con gli applausi perdiamo soltanto tempo, i nostri candidati perdono tempo. Sono Giuseppe Moglia del gruppo Proposte per Torino. Abbiamo già incontrato i principali candidati. Domanda. E siamo particolarmente interessati al problema dell'autonomia fiscale. Domanda. Cosa vuol dire autonomia fiscale? Appunto, facciamo la domanda. Qual è l'impegno dei candidati a battersi per una fiscalità autonoma degli enti locali, sostitutiva e non aggiuntiva, modificando in modo sostanziale il riparto del gettito, trattenendo una quota più sostanziosa a favore delle comunità che sborsano i tributi, grazie. Cioè fondamentalmente, se ho capito bene la domanda, parte dei tributi che vengono pagati vanno nel territorio, nella comunità e non vadano a Roma ingoiati dalle casse dell'erario. Domanda importante, perché spiegano che gran parte anche del successo, per esempio, della Lega Nord è stato dovuto anche a Milano a questa rivolta fiscale, all'insofferenza che la gente ha per i 1000 balzelli, 200 che lo Stato impone. Novelli. Ma io vorrei solo aggiungere una cosa alla domanda di prima ancora. Proprio perché avvertiamo questo problema, l'importanza di questo problema, io ho chiesto ad un antico amico d'infanzia che poi ha fatto il condirettore della Fiat Auto, che è il dottor Franco Falco, di entrare nella mia squadra e avrà la responsabilità dell'assessorato all'economia e allo sviluppo. Fino al 1983 è stato in Fiat ed era il condirettore di Ghidella in Fiat, quindi credo che questo sia un segnale estremamente di sensibilità su questi problemi. Per il resto, per la formazione professionale ci sono esperienze straniere che possono essere anche adottate, noi l'abbiamo messo nel programma, come l'università aperta presente in Inghilterra, anche perché alla domanda siamo per un'autonomia, l'ho già detto al dottor Moglia la sera dell'incontro, ma lo ripeto, sono anni che mi batto come dirigente nazionale dell'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per il ritorno della capacità impositiva ai comuni.
e la responsabilità dell'accertamento. Questo è uno dei primi impegni che chiunque sia il sindaco Castellani, io o il sindaco di Milano, chi sarà, se vogliamo far rifunzionare i comuni in Italia, i comuni, proprio anche grazie all'autorevolezza che ricevono oggi i sindaci dall'elezione diretta, devono chiedere al governo, ci sono già dei progetti di legge, mi perdoni l'autocitazione, c'è anche un progetto di legge mio, per la restituzione della capacità impositiva ai comuni. Di questa una parte deve restare qui. Castellani, anche lei ha un po' di ghidella nella Guardi, squadra, non sbaglio? Prego? Anche lei ha un po' di ghidella in squadra, sì, non sì, sbaglio? Ho il figlio di Ghidella che è un dirigente, ma mi pare che gli uomini sono molto importanti. Io credo che se si guardano le squadre, credo che anche nella mia ci sono fior di... Perché lei no, perché aspetti, può rispondere o rispondere voglio, alla domanda? No, voglio rispondere perché oltre alle cose che sono state dette adesso da Novelli, che stiamo ripetendo da tutta la campagna elettorale, io credo che su questo terreno ci fosse un'idea che a me, che io ho apprezzato e che l'onorevole Comino andava esponendo in campagna elettorale, che la Lega ha inventato e che mi sembra un'idea no, molto... No, non è la Lega che l'ha inventata, perché è una vecchia Lega che Torino aveva già varato nel 1962 il sindaco Anselmetti. Vabbè, ma adesso, allora, diamo ripresa, a Cesare quel che è di Cesare. La ripresa la Lega, io nel 62 non me lo ricordavo, la ripresa la Lega questa idea, cioè quella di... emettere obbligazioni da parte del comune. Naturalmente è importante che il comune diventi una macchina efficiente e trasparente, quindi credibile, e se così fosse, mi pare che a Bologna lo stiano facendo. Professore, qui io vengo pressato dalle questo domande, sarebbe, ce n'è tante. Allora. Vabbè, ma anch'io devo rispondere. Una domanda a proposito di Fiat, imprese industriali, sindacato, eccetera. Lei è? Sono Venturini della CGIL. Lei è appoggiato da parecchi dirigenti della CGIL, gli stessi dirigenti che hanno appoggiato l'accordo del 31 luglio che poi se lo sono rimangiato in qualche modo. La domanda è questa. L'altro giorno è stato fatto l'accordo a Melfi con la Fiat. Melfi è la città dove sorge il nuovo stabilimento Fiat. Io vorrò vedere come porterà al tavolo di trattativo la Fiat, l'ingegnere, su cui sostanzialmente si è deciso di retribuire con 3 milioni di lire circa all'anno in meno questi lavoratori. Ecco, io vorrei sapere cosa ne pensa lei e se sostanzialmente farebbe lo stesso accordo a Torino. Grazie. Grazie. Ma guardi, io credo che non mi siederò mai a nessun tavolo per fare degli accordi sindacali con la Fiat. Io forse sono stato frainteso prima. Io credo che il sindaco di Torino, nella misura in cui rappresenterà gli interessi generali della città, deve sedersi attorno a un tavolo con la Fiat per sapere quali sono i piani della Fiat sulla città di Torino, ma non per discutere gli accordi sindacali, che mi pare che le parti sociali hanno i loro tavoli e non è certo il sindaco di Torino che si siede attorno a quei tavoli. Quindi mi scuso se sono stato frainteso, ma Torino ha bisogno di sapere questo. Io sono contro le gabbie salariali, credo che sia stata una rivendicazione. Cosa vuol dire le gabbie salariali? È più o meno... Se non è zuppa è pan bagnato. No, un certo ma cosa punto... sono le gabbie salariali? Le gabbie salariali sono quelle che stabiliscono il salario in un'area di una certa quota, in un'altra area è una forma di sfruttamento surrettizio. Parliamoci furono chiaro. Abolite tanti visto anni che, fa, erano visto in vigore che una volta. Non si può usare un altro tipo di linguaggio. Ecco. Io vengo dal Congo, sono iscritto in giurisprudenza, adesso dormo in una casa d'accoglienza dove siamo in 5 in una stanza. Qual è il suo nome? Pandi Gastone. Fra un mese chiudono il centro di accoglienza. Io vorrei chiedere al futuro sindaco che cosa intende fare in un futuro prossimo per noi e in un futuro più lungo che cosa intende fare, perché adesso siamo vittime di quello che di quello problema che conobbero i meridionali tanto tempo fa, qui a Torino circa 25 anni fa. Grazie. I nuovi meridionali, Novelli. Ma è una realtà che abbiamo già conosciuto qui negli anni 50, negli anni 60. Io credo che l'amministrazione debba prestare il massimo dell'attenzione, però anche io ne parlo con molta chiarezza e molta lealtà. Non può farsi carico Torino di tutti i problemi degli extracomunitari. Ci vogliono delle regole e quindi vanno rispettate queste regole, come abbiamo fatto per in altri campi, in altri settori. La città di Torino è stata la prima città in Italia, il comune di Torino, a darsi un ufficio stranieri, che da oltre 20 anni è diretto da Fredo Olivero, una persona sensibilissima, tra l'altro è un sacerdote, che si è dedicato a questo tipo di attività, venne assunto durante la mia amministrazione in comune,
e molte cose sono state fatte da questo punto di vista. E io credo che bisogna operare in questo spirito, però con il rispetto anche da parte di coloro che arrivano delle regole, che, delle leggi, perché non possiamo assolutamente far diventare Torino quello che qualcuno minaccia che diventi e che agita come spauracchio. Mi riferisco in modo particolare Castellani, d'accordo oppure della destra reazionaria di questa città, eh? Guardi, Torino è una città che ha integrato molte etnie da molte parti d'Italia prima, quindi è una città che ha l'esperienza dell'integrazione, quindi io credo che questa cultura di integrare nuove culture ci sia a Torino. Bisogna prima di tutto far rispettare la legge, quindi è evidente che le leggi dello Stato vanno rispettate, e poi da lì in avanti, cioè una volta che la legge dello Stato è stata rispettata, allora credo che Torino abbia la cultura e i mezzi per integrare le persone che vivono e lavorano in questa città. Io ho l'impressione che il nostro interlocutore qui si aspettasse da voi qualcosa di più concreto. Ma io credo, per esempio, che sul piano della... Cioè non solamente Torino ha un gran cuore e rispondo, vi aiuterà, credo. No, io non ho detto che Torino ha un gran cuore. Io sentiamo ho detto la prossima domanda, è una mia impressione, magari sbaglio. No, ma magari se mi fa rispondere io rispondo. No, ma non era una domanda, era una mia impressione. Per il professor Castellani, no? Lei è? È Dario Vincenzi, di Stile Vincenzi, piccola e media industria. Vorrei sapere quale motivazione può dare il professore affinché noi piccoli e medi industriali possiamo votarlo e quale fiducia ci può dare. Perché abbiamo bisogno di molta fiducia in questo momento in una persona. Avete poca fiducia adesso? Perché la situazione è molto critica in tutti i campi, la Fiat non tira, ma anche il resto del mercato torinese non tira. I consumi su Torino sono nettamente inferiori a quelli dell'anno scorso, in rapporto ai cali di Milano i nostri sono abissali. Il sindaco, l'ex sindaco Novelli già l'abbiamo collaudato. Adesso vorremmo sentire Castellani cosa ti propone. Devo rispondere? Certo. Allora, se non vuoi rispondere vuol dire passo, ma... No, e ci mancherebbe, no, siccome si apprestava a fare un'altra domanda, no. Io credo che, penso che la prima risposta alla sua domanda dovrebbe venire da un'attenta valutazione del programma che noi abbiamo presentato. In questo programma io credo che ci sia uno spazio molto grosso, credo che il nostro programma, il programma che io ho presentato, sia tutto centrato sullo sviluppo di questa città, con esempi e con indicazioni di strumenti molto concreti. Io vengo da un'esperienza, lei lo sa, dal Politecnico, il rapporto con tutta la struttura industriale è un rapporto che appartiene alla mia cultura, e quindi ho la sensibilità per fare queste cose. Quindi c'è un programma che dovrebbe consentire di valutare se ci sono gli strumenti per avviare lo sviluppo della città, li ho detti prima, e c'è una cultura che mi rende molto vicino al mondo, soprattutto io, guardi, sono almeno 20 anni che dall'interno del Politecnico sono impegnato in rapporti vari con la struttura delle piccole e medie imprese, perché sono convinto che questo è il tessuto portante di un'area che si sviluppa. Io ho vissuto, prima il conduttore lo citava, l'esperienza bostoniana, quando sono stato a Boston, e ho visto nascere quella famosa mitica strada 128 che chiude in un anello la città di Boston, e ho visto che cosa significa un tessuto di piccole e medie imprese altamente innovative. Io credo che quello sia una delle chiavi del futuro di Torino. Castellani, vi invito a risposte più brevi, così, perché vedo moltissime mani e moltissime domande, così sì, possiamo parlare tutti. Io sono architetto, quindi riprenderò, mi chiamo Iaretti, riprenderò la questione del piano regolatore per avere qualche maggiore precisazione rispetto ad affermazioni di carattere generale. Il piano regolatore non è di per sé un oggetto di valore, è uno strumento, può essere anche soltanto un pezzo di carta, diventa un valore, diventa uno strumento utile nel momento in cui è finalizzato a qualche cosa. Domanda. La domanda è questa. Nel programma di rifondazione, sulla spina centrale si dice neanche un metro cubo di cemento tutto verde, quindi escludendo evidentemente uno sviluppo su quell'area. Vorrei capire se il Diego Novelli è d'accordo su questa cosa integralmente, in parte o come. La spina, Novelli, cosa è questa spina? Ha presentato un programma che è Rifondazione Comunista con i Verdi e con Alleanza Verde e con i pensionati hanno sottoscritto. Quello è il programma della città. Se andiamo a vedere quello, caro Iaretti, tra i consiglieri comunali che vengono eletti se Castellani diventa sindaco, tu lo sai meglio di me,
c'è un certo dottor De Giuli, che è stato presidente del Collegio dei Costruttori, che un mese fa faceva la posta davanti all'ufficio del commissario prefettizio per approvare il piano regolatore a scatola chiusa. No, ma Novelli, scusa, cosa c'entra questo? Castellani risponde del suo programma, io rispondo del mio programma. Quindi Rifondazione può avere le idee che vuole. Rifondazione ha firmato un programma che è il mio, e quindi io rispondo al Consiglio Comunale e alla città di questo programma, punto e basta. Cosa prevede il programma tuo sulla spina 2? Il programma mio prevede un alleggerimento della spina 2, prevede l'abolizione delle torri, come tu ben sai, ecco, prevede un decentramento di una serie di servizi che vengono concentrati sulla spina 2 per vivificare le periferie. Penso che tu l'abbia letto il mio programma. Sì, allora, ma volevo... È una spina nel cuore di Torino, questa spina 2. Il signor? Calaminici, insegnante, ma io ho l'impressione che i cittadini che votano con il nuovo sistema elettorale si aspettino che di avere un'aggiunta e un sindaco che governino tranquillamente per 4 anni. Certo. Ora, se le premesse che lei pone di una divergenza tra il suo programma e quello del maggiore partito che lo sostiene, pongono le premesse che si vada presto a... Perché Rifondazione a Torino è il primo partito, no? Il primo partito che lo sostiene, coalizione. Che sostiene il candidato... Novelli, pone le premesse perché si vada presto, qualora queste divergenze vengano fuori in consiglio, che si vada presto a rivotare, insomma. Scusi, divergenze di coalizione. Non ci sono divergenze, scusi, i compagni di Rifondazione hanno... Io capisco che a 3 giorni dal voto si vuole terrorizzare la città perché arrivano di nuovo i cosacchi ad abbeverare i cavalli nelle fontane di San Pietro, ma guardate che la gente è matura, ecco, il muro di Berlino è caduto, non ci crede più a queste cose. No, ma se voi pensate che la polemica si debba fare come ha fatto Repubblica domenica, ecco, che io vorrei, mi permetta Riotta, che questo è un capolavoro questo. Giovanni Pautasso, probabilmente operaio Fiat, 8 ore al giorno, trascorse indossando una tuta blu, forse torinese doc, a pochi grilli per la testa, dopo una giornata di lavoro è molto stanco e va a dormire presto. Prima di raggiungere la camera da letto, sono da poco passate le 22, saluta i figli, ventenni già a letto come la moglie. Fuori Torino sta già dormendo. Ecco la famiglia subalpina dei prossimi anni, secondo l'ex sindaco comunista Diego Novelli. Senta, Novelli, questo è il giornalismo. C'è moltissima gente il giornalismo che vuole fare domande. Anglosassone, Riotta, del dottor Eugenio Scalfari. Posso siamo dire... a questo livello, la polemica non mi interessa. Facciamo delle domande brevi e delle risposte brevi. No, Riotta, posso dire una cosa? Però breve, Castellani, breve, perché io ho il dovere breve, di dare la parola a tutti. Non può parlare solo Novelli. No, però. Mi pare che tu risponda. Allora, la domanda è stata fatta a me. No, vabbè, no, ho detto che siete gentleman della politica, io ho arbitrato. Voglio fare solo un commento, no? Io non voglio commentare l'articolo di Repubblica, voglio solo dire questo però, che il problema non è quello del muro di Berlino o meno, no? Il problema è capire se è un una problema città... del muro di Torino, aspetti della spina. Un momento, il problema è quello di capire se una città che sarà governata da un consiglio comunale che ha la maggioranza di una cultura che è anti-impresa, perché ma la cultura, lo dico io, lo dico io, lo dico io, la cultura sì. di Rifondazione Comunista è una cultura anti-impresa. Sì, va benissimo. Allora c'è da chiedersi se una città che sarà governata in questo modo sarà una città che ha la credibilità per attirare investimenti. Scusi, questa è la domanda che ci dobbiamo... Non se vengono a Torino, i cosacchi nel 1980 i comunisti in consiglio comunale, con buona pace di Valentino Castellani, che allora ci votava, ecco, erano 33. Adesso semmai sono solo più 17, diciamo, quindi vedi, sono anche allora, ridotti. Una domanda da questa signora. Ma il consiglio comunale aveva 80. Sì, comunque quella, il rapporto quindi era allora, maggiore. Se vedi che i numeri non si buttano così. La signora? Michela Duò, impiegata. Vorrei porre 2 domande ad entrambi i candidati. No, una signora, una, perché abbiamo una, poco una, e tutti voglio parlare. Dunque, Castellani, lei... prima della campagna elettorale ha chiesto ed ottenuto l'appoggio della Democrazia Cristiana. In seguito ha poi chiesto che fra i simboli che l'appoggiavano non figurasse lo scudo crociato. Io vorrei sapere il perché di questa contraddizione. Ok, una bellissima domanda. Il perché di questa contraddizione? Signora, io non so dove lei abbia preso questa informazione. Io non ho né chiesto né ottenuto l'appoggio della Democrazia Cristiana. E questo è privo di fondamento. Non so chi le abbia dato questa informazione che non è vera. E poi me lo un'altra dice, domanda. Ma le hanno detto una cosa sbagliata, il non signor? Vera.
San Filippo Raimondo di Mirafiori Sud. Torino declina, ma non è che declina soltanto adesso, ha incominciato il suo declino, se non mi sbaglio, con l'entrata della Giunta Rossa. Una domanda. Vorrei sapere come si concilia l'esigenza di novità che c'è a Torino, in politica, in tutta Italia, con la ripresentazione di Diego Novelli. Un'altra domanda secca. Novelli, l'ha sentito. Se non mi sbaglio, il signore è un democristiano, evidentemente. Sì, evidentemente è seccato. Evidentemente è seccato, allora, del successo. No, scusi, Riotta, io prego. Vorrei rispondere all'amico democristiano di Mirafiori, perché lo conosco da una vita, ecco, lo conosco da una vita, figuriamoci un po'. Allora, siccome il signore è rimasto deluso, fate parlare il signore. È rimasto deluso dell'insuccesso della Democrazia Cristiana a Torino, e allora viene qui a fare del facile, diciamo. Voglio ricordare all'amico democristiano che quelli che lui critica delle giunte rosse, alcuni assessori, tra l'altro bravissimi, che erano in giunta con me, sono nella squadra di Castellani. E allora? No, dico, ma e allora? Io sentito... non sono proprio da buttare via le giunte rosse. Una cosa interessante, la DC è il non primo sono partito proprio a Mirafiori. A Mirafiori Sud il primo partito è la Democrazia bravo, Cristiana. Bravo, benissimo. È vero questo. La Democrazia Cristiana, tenete, mi fa piacere. Bravo. Perché fuori lei, soddisfatto lei, sono soddisfatto anch'io, va bene. Io credo che ci sia qualche cosa che non va tra Diego Novelli e la vecchia Guardia Comunista. Va bene, grazie, benissimo. Benissimo. Ecco, un'altra domanda. Mi chiamo Diamante Massimo e parlo a nome del coordinamento delle associazioni giovanili. No, perché sono qui per presentare quelle che sono le nostre posizioni di coordinamento. No, non sei qui, sei qui per fare una domanda, e questi sono i patti che abbiamo fatto, quindi fai una domanda. Io rispetto i miei, tu rispetti i tuoi, fai la domanda. Se avete letto sulla stampa e sulla Repubblica di domenica la lettera aperta che abbiamo inviato ai sindaci, è in merito se possiamo considerarci degli interlocutori qualora voi appunto entraste in amministrazione. Ma cosa diceva questa lettera aperta? Appunto. Sono comunque, il titolo è Torino declina, sindaco perché? Direi che le motivazioni, secondo noi, secondo dei giovani imprenditori e professionisti, quali possono essere i motivi e i temi di rilancio di questa società e di questa città soprattutto, che francamente così non può andare avanti. Grazie. Avete letto questa lettera? Io l'ho letta, penso di aver già risposto ampiamente con le cose che ho detto prima, condivido molte delle diagnosi che sono state fatte. Ritengo che questa città ha bisogno, ed è uno slogan un po' che ho usato in campagna elettorale, di ritrovare la fiducia in se stessa. Qui si tratta di rimettere in movimento la capacità della città, degli imprenditori, di reinvestire sulla città stessa. Torino salverà Torino. Vi posso chiedere in pochissimi secondi che cosa farete per recuperare il voto della Lega e dei cattolici, che non vi ha premiato in prima battuta ma che adesso vi è indispensabile per vincere? Novelli. Votate Diego Novelli. Perché? Perché Novelli? Ma guardi, io credo che il voto della Lega non sia un voto da demonizzare, ma non lo dico stasera, l'ho scritto, siccome io anche... E così la possibilità di esprimere le mie idee, i miei pensieri attraverso un giornale che si chiama Avvenimenti, che ho concorso a fondare, e quindi settimanalmente faccio un editoriale su questo settimanale. Ebbene, io sin da un anno fa dicevo non bisogna demonizzare la Lega, cioè i votanti della Lega esprimono un malcontento, un malessere che i partiti tradizionali non hanno saputo cogliere. Semmai dobbiamo domandarci come mai si rivolgono verso una forza politica che ha un gruppo dirigente
estremamente preoccupante, portato al fanatismo, all'esasperazione, all'emotività. Il candidato stesso della Lega di questa città si è presentato, l'ha presentato il senatore Bossi come Schwarzenegger, ecco. E poi aveva come slogan un atto di forza. Io gli atti di forza preferisco gli atti di intelligenza. Ecco. Stesso appello per Castellani. Io credo che i cittadini di Torino, qualunque voto abbiano dato nella prima, il 6 di giugno, quindi i cittadini che hanno votato Democrazia Cristiana, che hanno votato Lega, che hanno votato anche altri partiti, qualunque voto abbiano dato, non possono disinteressarsi al problema del sindaco. Il sindaco sarà il sindaco della loro città. Ma perché scegliere Castellani? Ecco, perché scegliere Castellani? Io ho fatto sempre nel volantino. Abbiamo pochi secondi, Castellani. Sì, sì, li utilizzo. Io voglio fare un patto con questi cittadini che non mi hanno votato al primo turno. Qual è? Un patto di buona amministrazione, di trasparenza e di consultazione dei cittadini sulle questioni più importanti attraverso i referendum che sono previsti dallo Statuto. Io non ho sentito tra voi questa sera differenze radicali, differenze sì ma non radicali, ma non c'è una possibilità che poi troviamo in un'amministrazione Novelli Castellani assessore o in un'amministrazione Castellani Novelli assessore, sì o no? Sì o no? Io lo escludo che Novelli faccia l'assessore nella mia amministrazione. E Novelli? Ma io escludo. Novelli? Guardate, io invece non lo escludo. Non lo escludo. Non lo escludo, allora, io. Lo vedo perché io non sono un ingegnere dalle certezze. Ma non per mancanza. Io sono un uomo pieno di dubbi, pieno di... Ecco, dubbi e certezze. Io penso che non tra me e Castellani... Appunto, non per tra me e Castellani non ci sono... Lei ha visto bene, non ci sono queste grandi differenze. Ora capisco che Castellani deve sfondare al centro, come si dice, e quindi cerca... Ha dovuto addirittura assicurare in un'altra trasmissione, ha detto, ha assicurato la mamma che lui non è compromesso con i comunisti, eccetera. Ma queste sono, quindi sono cose che vanno benissimo. Siamo a pochi giorni. Queste sono le battute che tu fai a fine trasmissione. No, perché? Allora c'è una differenza. Ecco. E siccome siamo veramente a fine trasmissione, siamo a fine trasmissione, l'hai detto o non l'hai detto? No, ma queste che sono la mamma le battute che tu fai a fine trasmissione. No, ma Castellani, Novelli, io devo togliergli la parola, perché il rischio è che vi ho presentato come gentiluomini della politica e finiamo per invece litigare. No, la questione importante questa sera qui era Torino, la città di Torino. Avete visto i due candidati col nuovo sistema elettorale in Italia, i due candidati traggono legittimazione e legittimità uno dall'altro, li avete visti discutere, ragionate e poi scegliete chi dei due vincerà per Torino. Buonasera, domani. Grazie.